Amici di Liguria Web TV, ben ritrovati e benvenuto con un bel 5 a questo giovane studente delle scuole Don Bosco di Alassio, che rappresenta la prima media di una scuola dove qualche settimana fa si è tenuto qualcosa di molto significativo. Sigla! Antonio, intanto grazie di essere con noi. Prego, sei contento di essere qua a Liguria TV? Certo, perché è una grande opportunità e anche molto bello, perché si parla di sport ed è una buona opportunità. Una buona opportunità come quella che ha creato il Rotary assieme al CONI, presidente Alessino del Rotary, il rappresentante del CONI, l'architetto Carlo Gaudenti, che hanno portato questa tematica nelle scuole Don Bosco. Essere il migliore per essere utile agli altri, sì. Per servire agli altri. C'è stato un momento significativo, quello in cui mi è scattato proprio l'impulso di dire tu vieni in TV con me, sì. Che ti invito, perché parlando della genesi, della natura delle Olimpiadi, ecco che ha alzato la mano Antonio Visciano e ha detto qualcosa di importante. Cosa ricordiamo di quell'episodio, ma soprattutto delle Olimpiadi sulla loro nascita, Antonio? Allora, dell'episodio in generale, appena mi hai detto ti porto in TV, mi è scappato da ridere, non me l'aspettavo. Poi, verso la fine, mi trovo questo gentile signore che mi facendo di venire insieme a lui con il vicepreside. Vado, mi dice, te l'ho detto che ti porto in TV e mi ha dato il biglietto da visita. Per quanto riguarda le Olimpiadi, mi avevano chiesto qual è la storia delle Olimpiadi. E il geometra, mi pare. L'architetto. Mi ha portato davanti alle prime per rispondere a questa domanda. Sono stato accolto con un bel applauso e ho detto che in pratica la storia delle Olimpiadi nasce in Grecia nel 753 a.C. e sono tutti gli sport messi assieme in un unico grande gioco per intrattenere anche il pubblico, ma soprattutto per allenarsi. È un bel momento, cosa che si fa ancora. È stata riscoperta alla fine dell'Ottocento da De Coubertin, un grande personaggio. E in pratica le Olimpiadi sono i giochi degli sport tipo corsa. C'è un po' di tutto. Diciamo, sì. Che è un grande momento di aggregazione sportiva perché tutte le nazioni del mondo si incontrano, sì. In questo mese, fraternizzano assieme e si misurano ciascuno con le proprie capacità, rappresentando le loro nazioni. Tu le guardi le Olimpiadi quando ci sono? Certo, le guardo. Cos'è che ti piace di più vedere tra le varie discipline? La scherma e il calcio. Allora mi tocchi nel vivo, perché ho giocato a calcio per una vita, no, ho allenato moltissimo, ho fatto il dirigente e come scherma faccio la scherma giapponese, quindi ci siamo. Pratichi sport? Allora, per ora purtroppo no, cosa che molto mi spiace, però ora... Bisogna cominciare, eh? Sì, devo cominciare. Bisogna cominciare. Ho mollato per pochissimi mesi questa cosa. Mio padre ora mi ha appena informato che c'è l'opportunità a Borgo Coscia ad Alassio di praticare arti marziali ed è proprio la cosa che volevo fare. Benissimo, le arti marziali sono fortemente formative, fortemente educative. Sì. Poi qualsiasi sport è bello purché lo si faccia, ti ricordi che ve l'ho detto io come, sì. Come presentatore. Senti, cosa ti è rimasto di quella giornata in cui il Rotary e il CONI hanno unito assieme i loro principi e si sono messi assieme, si sono uniti per darvi un messaggio piuttosto significativo? Cosa ti è rimasto? Mi è rimasto che il Rotary Club e il CONI hanno un grandissimo motto, molto fiducioso, umile anche, che essere il primo e il migliore per servire meglio gli altri. Questo sintetizza la cosa che in pratica tu sei migliore, devi cercare di aiutare meglio gli altri, almeno anche gli altri saranno migliori per servire a loro volta chi è meno bravo. Ci sono molti fiduciari del Rotary, questa associazione è stata creata negli Stati Uniti a Chicago nel 1900, certo. Poco prima del 1910, che pian piano si espande. Poi ci sono molti fiduciari conosciuti come John Fitzgerald Kennedy, Herbert Hoover, Calvin Coolidge.
che erano ex presidenti americani e supportavano proprio il Rotary Club. Bene, un Rotary Club che è si è esteso poi a macchia d'olio in tutto il mondo, sì, ramificato, e si prefigge di aiutare il proprio prossimo, sì, come abbiamo visto in molti esempi. Infatti, cosa ti ha colpito di più di quello che fa Rotary? Il Rotary è proprio questa cosa umile di cercare di essere tutti migliori, è più o meno la cosa che mi ha colpito. Benissimo. Senti, siamo al termine di questa nostra trasmissione, sono molto contento di averti come ospite, di averti avuto come ospite. Ci vorrei ancora trovare? Ma sì, tanto basta che mi chiamate. Benissimo. Allora, un saluto intanto ai tuoi genitori, alla mamma e a papà Raffaele. Sì, poi lo facciamo un saluto ai tuoi compagni di scuola, certo, al preside? Vorrei salutare la preside Sabina Poggio, che è anche tutto il corpo docenti, perché vorrei salutare Vinotti anche, perché è il mio prof di storia e geografia e ci divertiamo molto durante le sue lezioni, e naturalmente tutti i miei amici che ci conosciamo addirittura dall'asilo, come alcuni amici che mi stanno sempre vicino, perché sia che sono compagni di classe che in qualsiasi momento mi stanno vicino. Complimenti Antonio, sei veramente in gamba. Un bel applauso da parte di tutti voi spettatori a questo bravissimo studente, a questo ragazzo che ha le stimmate del vero sportivo, sicuramente il nostro Antonio Visciano. E mi raccomando, non fate mai mancare il vostro mi piace sotto le nostre interviste. Arrivederci alla prossima puntata.